Padre. Sono stato salvato di nuovo da questo bambino. Ah, ti sei ripresa. No, non preoccuparti, sono tuo alleato. Ah? Mi dispiace, beh, di averti spaventato prima. La mia apparizione deve averti sorpresa. Con la ferita sulla tua faccia, è stato mio padre. Non preoccuparti, è successo in passato. Tutti odiano mio padre. Lo odi anche tu, non è vero? Perché non possiamo essere salvati dall'odio che proviamo per tuo padre. Quindi sono venuto a salvarti. Beh, andiamo via di qui, insieme. Non posso. Devo salvare papà. Non andare. Alcuni di questi cadaveri proveranno a portarti alla morte insieme a loro. Se stai qui, porteranno via la tua vita, cioè si prenderanno la tua vita. Non posso lasciare papà. Arrenditi, cioè per tuo padre. No, lo vado a salvare. Lasciami andare. Ascoltami. Mi ha chiesto di farlo. Mi ha chiesto. Oh! Signorina. Signorina, state bene? Maria! Signorina, perché non siete scappata? Perché papà? Lasciate il dottore a me, per favore. Ho dato la mia parola che l'avrei riportato indietro. Quindi, per favore, signorina, deve scappare in un altro posto, che sia sicuro. Maria! Lasciami venire con te. Se qualunque cosa le accadesse, signorina, il dottore non me lo perdonerebbe mai. E ciò che ci aspetta davanti, beh, so che può essere difficile, ma dovrò andare avanti da sola. Oh. Sembra che stai venendo a incontrarmi, Milady. Può fare quello che vuole, ma può farmi tutto ciò che vuole. Posso affrontarlo, insomma. Povero ragazzo. Chi sarà stato a lanciargli quei coltelli in faccia? La cosa non mi convince per niente. Poi soprattutto devo evitare le bambole. Ma questo lo farò dopo. Forse adesso il ragazzo se n'è andato. Se tornassi di qui. Fame. Ecco qua. Quello che ho preparato prima. A quanto pare a qualcosa è servito. Ecco qui. Ehi, lo vuoi? Odora proprio come il mio prosciutto fritto preferito. Buonissimo. Sa proprio come quello di mamma. Ah, non è poi così spaventoso tutto sommato. Beh, non proprio come gli standard di mia madre, ma gustosa. Non ho mangiato cibo, non ho toccato cibo da quando mi hanno rinchiuso qui dentro. È stato sconvolgente. Maria portava sempre del cibo giù. Non l'hai avuto. Tutti prendevano il cibo, ma io non lo volevo. No use, Jasmine. Ah, ok. Ero senza speranza e tutte le persone, insomma, si scocciavano di me. E quindi fui abbandonato.
Prendi questo. Un ringraziamento per avermi dato il cibo. Grazie. Credo. Ah, si è fatto rosso. Prego. Napkin. Napkin. Ok. Beh, tutto sommato, abbiamo fatto del bene anche questa volta. E ora? Cosa ci aspetterà avanti? Ancora tu. Forza, 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 forza. Ottimo. E io ora quello come me lo levo da mezzo. Forse non dovrei andare indietro. Bene, sono bloccato qui con uno psicopatico maestro Shaolin o qualcosa del genere, da quello che sembra. Ancora tu. Signore. Il passaggio era un po' ostruito, quindi l'ho pulito un po'. Mi hai aiutato. Perché? Perché aiutarmi? Straniero dagli occhi rossi. C'è qualcosa che mi puzza. Perché mi avrebbe dovuto aiutare? Modellini, eh? Manca il re. Oh oh oh. La tua apparizione è davvero strana. Quindi hai risolto il puzzle per aprire questa porta. No, non lo farò. L'abbiamo risolto. Ben chiuso. Accidenti, dai. Oh. I get it. Ecco qua. E per dargli una somiglianza. Voilà. Abbiamo finito. No, manca ancora una lancia. Io quella roba come gliela levo da mano? Non questo. No. Oh, ecco qui. Ecco, prendi. Perfetto. Puzzle risolto. Ci sono ancora molti misteri che ti aspettano. Ah! Oh! Questo non me l'aspettavo. Il mio diario. Sono nato. Ho dormito. Vicino a mia mamma. La scultura di una donna.
era scultore di un bambino e ha dormito cullato da sua madre. No, questa era la risoluzione dell'enigma, quindi. Ho ucciso un animale per divertimento. Poi mi ci sono abituata. Ci sono sempre gatti e uccelli morti nella mia stanza. Mia madre impazzisce quando li trova. Oh, quando mia madre non c'è, nascondo i corpi nel suo. Li nasconde quindi lì dentro. Fa leggermente schifo, però. E voilà, abbiamo risolto l'altro enigma. Ok, ne abbiamo un altro, però ce lo conserviamo per la prossima puntata.